Oggi invece guardiamo come fare le domande. Perché? Perché ci sono tre forme di domande. In che senso ci sono tre forme di domande? Ci sono tre modi di fare le domande. Una domanda, una prima forma delle domande in cui si usa semplicemente il soggetto, il verbo e il punto di domanda. Quindi soggetto e verbo, per esempio, voi venite? Soggetto, verbo. Una seconda forma che è usata sia nella lingua orale che nella lingua scritta e che si usa facendo est-ce più soggetto e verbo, quindi est trattino ce spazio que o q apostrofo più soggetto e verbo, un po' come dire in italiano ma che voi venite, ma che voi venite, il ma che è est-ce, ok? Una terza forma che è usata solo nella lingua formale, soprattutto scritta, in cui bisogna distinguere tra l'altro se il soggetto è un pronome o un nome, in cui si fa verbo più trattino più soggetto pronome, tipo, per farvi un esempio, venite voi, o soggetto e nome, quindi soggetto nome più verbo più trattino più pronome, ok? Quindi il nome del soggetto più il verbo più il trattino più il pronome. Per farvi un esempio in italiano è come dire Marco, viene lui? Ok, sarebbe così. Però è poco usato, ecco. Vi faccio un po' di esempi per capirci. Prima forma delle domande. Voi venite? Vous venez? Vous venez? Cécile part demain? Cecilia parte domani? Cécile, Cecile, part, spazio, demain. La seconda forma è quella di est-ce. Ok, quindi est-ce que vous venez? Voi ve ma che voi venite? Est trattino c'è spazio que spazio vous venez, venite. Est-ce que Cécile part demain? Est c'è spazio que spazio Cécile spazio part demain. Quando c'è una vocale, tra l'altro, o un H muta, il que diventa Q apostrofo, come avevo detto. Tipo est-ce qu'elle part? Est c'è spazio Q apostrofo elle part. Terza forma, appunto per farvi un esempio, venite voi, venez-vous, venez trattino vous. Soggetto, nome, come vi ho detto prima, Marco viene lui, Michel, vient il, ok? Vien il. Tes parents rentrent il, quindi i tuoi genitori stanno rientrando o rientrano. Alice et Cécile sont-elles pressées? Alice e Cecile, quindi i nomi, sont, trattino, elles, presses, perché vi ricordate come coniugare i plurali, nei femminili, maschili, eccetera, eccetera. Ci sono anche altri tipi di domande, per esempio la forma interrogativa negativa, ok? Lui non viene, il ne vient pas, il, spazio, ne. Spazio vient pas, ricordatevi il ne e il pa come si mettono. Le tron n'arrive pas, non arriva il treno. Seconda forma, est-ce que, soggetto, ne, verbo pa. Est-ce qu'il ne vient pas? Est-ce que le tron n'arrive pas? Oppure ne più verbo più pronome più soggetto più pa, quindi la terza forma. Ne vient-il pas? Quindi questo cambio di posizione del soggetto. Le tron n'arrive-t-il pas? Ok, nei tempi composti ne si trova sempre prima dell'ausiliare e pa e dopo l'ausiliare nella prima e seconda forma e dopo il soggetto nella terza. Ok, quindi ri vi ricordate che il pa andava prima, dopo il suffisso e prima del resto del verbo, il participio. Quando c'è la terza forma di domanda, quella quindi con l'abbreviazione del soggetto che viene messo dopo il trattino. Ecco, va subito dopo il soggetto nel trattino, ok? Vi faccio un esempio. Nella prima forma di domanda, il n'a pas voyagé, non ha viaggiato, il n'apostrofo a pas voyagé. Seconda forma, est-ce qu'il n'a pas voyagé? Quindi vedete che a è tra n e p e pa e voyagé dopo. Terza forma, che è quella più bastarda. N'a-t-il pas voyagé? N'a-t-il? Na, a,
il, pas voyagé. E vabbè, questa è la forma di domanda. Una cosa che vi voglio dire al volo, giusto per ricordarvi quando ci sono queste domande, è che appunto le domande si può rispondere con oui, perché si usa per rispondere a una domanda affermativa, tipo tu danses, oui je danse. Il sì si serve per rispondere affermativamente a una domanda negativa, quindi Cécile ne joue pas au tennis, sì, elle joue au tennis, e no serve per rispondere negativamente, sia che la domanda sia negativa che positiva. Quindi Michel è alla montagne, no, il n'est pas alla montagne, ok? Quindi se dovete rispondere negativamente usate il non, se dovete rispondere positivamente, se c'è una domanda positiva usate oui, o ui. Se dovete rispondere negativamente usate sì, si, punto. Ricordatevi che chiaramente le domande molto spesso sono anticipate degli avverbi di interrogazione, che magari vediamo in un'altra lezione. Comunque ci vediamo alla prossima. Scrivetemi se avete dei dubbi, se delle domande, se volete un argomento di preciso, e niente, alla prossima.